tutti, sto lavorando ad un appendichiavi per la parete, l'ho realizzato fino ad ora con le paste polimeriche, non l'ho terminato, però vi volevo far vedere un pochino che cosa stavo facendo. Praticamente il primo step è stato quello di realizzare questa prima parte, quindi una sfoglia di pasta polimerica sulla quale sono andata a fissare dei chiodi che ho precedentemente piegato in questo modo, che sono i ganci poi ai quali attaccherò le mie chiavi, vedete? Quindi sulla base di pasta polimerica ho applicato questi chiodi in questo modo e poi avevo applicato delle fascettine di pasta in modo da fissare bene la posizione dei chiodi e ho fatto una prima cottura. Nel momento in cui la pasta si è raffreddata sono andata a realizzare la parte successiva, quindi ho messo due cristalli Swarovski qui, non sapevo di voler realizzare un gufo, poi alla fine è uscito fuori lui, però va bene. E quindi visto che i due Swarovski mi sembravano due occhi, ho realizzato il naso, ho realizzato questi cilindri di pasta, quindi ho semplicemente creato dei serpentelli, li ho sistemati e qui per quanto riguarda le piume ho semplicemente creato delle palline di pasta, le ho schiacciate tra le dita e così si sono creati questi dischetti irregolari, li ho posizionati sovrapponendoli in modo da avere l'effetto un po' del piumaggio. E devo ovviamente terminarlo, però insomma nel frattempo ve lo mostro, spero vi dia un'ispirazione per fare qualcosa di vostro. Per aiutarmi nella realizzazione del volto del gufo ho preso semplicemente delle immagini da Google in modo da poter vedere come erano fatte le linee dell'animale e poi cercare di riprodurle stilizzandole utilizzando la pasta polimerica. Quindi per ora è tutto, ci sentiamo al prossimo video, vi farò vedere come procedo con la mia lavorazione. A presto, ciao ciao ciao!